virgolette calcio d'estate veloce, cominciamo ad abituare quei ritmi campionato, ci sarebbe dovuto cominciare il campionato, invece siamo ancora in Coppa Italia. Ha visto la squadra e anche come ha visto ieri, intorno a quale c'è molto interesse, visto un po' tutto quello che c'è stato in estate, questo nuovo rinnovamento societario e di parco giocatori. Sì, diciamo che a giugno ci hanno detto che il campionato iniziava il 26 agosto, quindi tutti hanno iniziato in base al 26 agosto e oggi si è visto, cioè siamo già pronti per purtroppo l'inizio del campionato. Oggi mi è sembrata una partita vera, non di Coppa Italia o amichevole, sembrava quasi una partita di campionato dove c'erano i tre punti che facevano classifica. Meno male, così noi adesso sinceramente non avevamo ancora fatto una partita del genere, quindi a noi ci può servire. Obiettivi che erano per quanto concerne la stagione? Sinceramente, se parlato con il Presidente, non abbiamo proprio obiettivi ben definiti. Noi viviamo un po' la giornata, vediamo un attimo la settimana come ci comportiamo e di conseguenza ci ragioniamo. Gli obiettivi nostri devono essere la domenica. Purtroppo penso che tra un po' sarà anche il mercoledì, perché se ho capito bene, per chiudere il campionato i primi di maggio bisogna fare domenica, mercoledì e domenica. Quindi gli obiettivi saranno tre obiettivi per ogni settimana. Questo 4-3-3 la convince? Ci sono ancora cose da rivedere oppure insomma comincia a andare le cose come vuole? La squadra è stata costruita già da giugno-luglio per fare il 4-3-3. È una squadra al di là dei ruoli, una squadra abbastanza giovane, dove nei ruoli importanti sono giovani, sono 20 anni, 19 anni. Quindi devo dire, quando si ha a che fare con i giovani bisogna avere un attimo di pazienza, perché io sono il primo dalla panchina, poi quando passa un quarto d'ora la partita ti rendi conto che alla fine sono dei ragazzi, insomma, che lo facciano a posto. La squadra bene, ovviamente da migliorare, la prima uscita ufficiale, c'è ancora tanto lavoro da fare, però abbiamo tempo, il campionato è ancora tre settimane, mancano le inizi, però abbiamo fatto una buona gara secondo me. Poi personalmente c'è ancora da migliorare il livello fisico, un po' sulle gambe, però in realtà sono contento come prima partita e siamo soddisfatti tutti. A partire dal mister, penso. Ecco, al di là del risultato, no, che comunque vi premia e come diceva giustamente il collega, vi avvicina alla qualificazione, l'impressione però è che nel secondo tempo, nonostante la superiorità numerica, avete avuto un po' di difficoltà nella gestione dei ritmi della partita e della palla. È così oppure no? Sì, potevamo sfruttare meglio la superiorità numerica, soprattutto perché c'erano più spazi e qualche contropiede potevamo farlo gestirlo meglio, però come ti ripeto è la prima uscita, quindi ci sono tante cose da migliorare, l'allenamento è un'altra cosa dalla partita, quindi anche le amichevoli dalle partite ufficiali sono un'altra cosa, anche se poi ci metti sempre il massimo, però è così, è forse come hai detto te potevamo fare meglio davanti e fare chiudere prima la partita e non tenerla aperta fino alla fine, però l'importante è che l'abbiamo portata a casa e che abbiamo vinto. Ecco, invece anche un'impressione su questo Rieti, come gli è sembrato, perché è una debutta su Rieti, no? Che è una squadra insomma che non è promossa in Serie C, quindi volevo avere anche un parere o un'impressione da parte. No, mi hanno fatto un'ottima impressione, anche loro hanno cambiato tanti giocatori, da come ho capito. E per essere una neopromossa sono già avanti come squadra, li ho visti bene, nonostante che sono rimasti in 10 hanno tenuto bene il campo, che non è facile quando si tutti nuovi così. E poi abbiamo vinto, è andata bene a noi, dai. Ok, grazie.